Ciao, siamo Filippo e Nadia e oggi vi portiamo per un weekend sul lago di Como. In realtà siamo già arrivati qua a Como ieri sera, abbiamo scelto di dormire al B&B Como City Center, che è oltre economico, giusto, è molto comodo per chi viene in treno perché è vicino alla stazione. Esattamente, la stazione San Giovanni. Iniziamo il nostro weekend sul lago di Como nella città più importante, più che dà il nome al lago, ovvero Como, e più precisamente qui siamo nei giardini di Villa Olmo. I giardini, che si affacciano direttamente sul lago, aprono alle 7 del mattino. Per visitare l'interno della villa bisogna invece aspettare le 10. Troppo tardi per noi che oggi siamo insolitamente mattinieri. Anche perché abbiamo deciso di dedicare a Como solo mezza giornata. Oggi abbiamo un programma abbastanza fitto e ora torniamo verso il centro. E lo facciamo percorrendo la cosiddetta passeggiata delle ville, che da Villa Olmo porta al centro di Como, ammirando dall'esterno, tra le altre, Villa Gallia e Villa Saporiti. Dopo qualche altro passo incontriamo prima l'imponente monumento ai caduti della Grande Guerra e poi il Tempio Voltiano, che è un museo dedicato ad Alessandro Volta, l'inventore, tra le altre cose, della pila, che proprio qui a Como è nato e ha vissuto. Però il tempio è chiuso per restauri e per lavori e non abbiamo trovato notizie su quando riaprirà. E sempre a proposito di Alessandro Volta, stiamo camminando, passeggiando sul lago, praticamente sulla diga foranea, per andare a vedere un altro monumento a lui dedicato, ovvero Life Electric. La scultura, nata nel 2015 dal genio dell'architetto Libeskind, vuole fondere gli elementi energetici a quelli della natura e va a creare un ideale terzo polo tra il già visto tempio e il faro voltiano. E poteva mancare un monumento e una piazza dedicata a Volta, certo. Ovviamente che no, no, certo che no, e siamo qua in piazza Volta appunto con la statua dedicata dalla patria a Alessandro Volta. Tra l'altro siamo passati qua ieri sera ed sì, è praticamente il centro della movida. Sì, tanti localini, pieno di gente, birrette, molto bene. Un bel mood. Dalla piazza ci immergiamo negli stretti vicoli della città e tra uno scorcio e l'altro sbucchiamo in piazza del Duomo. La prima cosa che ci salta all'occhio non è il Duomo in sé, ma il palazzo di fianco, il Broletto, sede del comune di Como in epoca medievale. Dopodiché entriamo in chiesa. Anche il Duomo è stato visitato, quindi praticamente abbiamo finito di vedere Como. Io comincio ad avere una certa fame. E andremo a mangiare, non ma a Como. Non a Como, bensì a Brunate, che è un paesino un po' rialzato sopra Como, sopra il lago di Como, con una bella vista sul lago. E andiamo a mangiare alla polenteria, ci è stato consigliato, quindi ci spaccheremo di polenta, vabbè, chiaramente. Noi siamo saliti a Brunate in auto. In realtà l'alternativa più turistica, più bella, sarebbe quella di prendere la funicolare. Sarebbe stata quella di prendere la funicolare, che però era un po' piena, c'era un po' di coda. Sicuramente sarebbe stato meglio perché la funicolare per antonomasia è più panoramica, c'è questa bella vista sul lago di Como. Ma a Brunate comunque ci sono tanti punti panoramici, tra cui quello che stiamo andando ora, ovvero il faro vulcano.
stiamo percorrendo in auto quindi la costa orientale del ramo di Como, del lago di Como, e stiamo risalendo appunto la costa, e la prima tappa in cui ci siamo fermati, la prima sosta, la facciamo a Nesso. Andiamo a vedere l'Orrido. Ma che cos'è l'Orrido di Nesso? Che cos'è un orrido? Orrido in questo caso non sta per una cosa brutta, ma per una cosa spaventosa, perché essendo questa gola, questo canyon così profondo, dalla parte sopra non si vede praticamente il sotto, è tutto buio, e quindi è per quello che gli hanno dato questa parola, orrido. Ok, ora risaliamo in auto, però abbandoneremo la costa del lago e faremo una piccola deviazione verso i monti. Piccola sosta sul punto più alto del nostro viaggio, siamo sulla colma di Sormano a più di 1100 metri sul livello del mare, e qua è un po' un ritrovo di motociclisti, ciclisti, gente che viene a fare il picnic, insomma è bellissimo, c'è una vista spettacolare sulla valle qui sotto e tanta roba. Tra l'altro oggi no perché c'è un po' di foschia in pianura, ma da qua si vede anche Milano. Altro luogo di pellegrinaggio di motociclisti, ma soprattutto in questo caso direi proprio di ciclisti, è il Passo del Ghisallo, il santuario, la Madonna del Ghisallo qua dietro, che è la patrona di tutti i ciclisti. Qua c'è il Museo del Ciclismo, che purtroppo è chiuso, siamo arrivati 10 minuti dopo la chiusura, peccato, chiude alle 5:30, e lì c'è il monumento invece al ciclismo, al ciclista, come inno alla vita faticosa e piena di sacrifici. È cosa che il ciclista sa ben affrontare. E niente, bel posto anche questo, peccato che siamo arrivati un po' tardi per il museo. Il museo ufficiale è chiuso, vero? Ma noi non ci prendiamo male e, entrando alla Madonna del Ghisallo, ci ritroviamo in un vero e proprio santuario del ciclismo, con magliette, biciclette e altri oggetti legati ai campioni del passato. Inizia a fare freddo, noi freschetto, adesso direi. Infatti torniamo sul lago perché magari fa un po' più caldo. Speriamo. Un po' meno freddo. E andiamo, a dopo. Ciao. Ultima tappa di questa giornata lunghissima è Bellagio, uno dei borghi più famosi, più belli di tutto il lago di Como, e anche se ormai è un po' buio, quindi magari torniamo. Risolveremo con un aperitivo. Bellagio è uno dei borghi più famosi di tutto il lago di Como, e non solo. È così famoso che presta il nome a uno degli hotel più noti di Las Vegas, quello con i giochi d'acqua. Ve lo ricordate? Questa notte non dormiremo a Bellagio. Abbiamo già prenotato una stanza a menaggio sull'altra sponda del lago, quindi sarà meglio muoversi se non vogliamo perdere il traghetto.
Secondo e ultimo giorno qui sul lago di Como. Questa notte abbiamo dormito all'hotel Bella Vista, questo qua dietro, a Menaggio. E... Bella Vista perché è direttamente sul lago. Noi ovviamente scegliamo sempre le soluzioni più economiche. Certo. E quindi eravamo con la camera bella, molto spaziosa. La nostra bella vista era sulla strada e su una farmacia. Sì, però vabbè, chi se ne... Oggi però facciamo un piccolo cambio di programma perché torniamo a Bellagio. Perché vogliamo vederla anche alla luce del sole, ieri sera l'abbiamo vista solo al buio, e anche per goderci la traversata del lago di Como sul traghettino, perché di notte bello romantico, ma col sole di giorno, tutta un'altra cosa. Tratte orarie dei traghetti si trovano facilmente online su navigazionelaghi.it. I biglietti si comprano sul posto solo mezz'ora prima della partenza e non si può prenotare in anticipo. Colazione da ricchi a Bellagio? No. Colazione. Come? Colazione. Normale. 9 euro. Ora continuiamo la nostra piccola crociera sul lago e andiamo a Varenna. Bagnetto magari no, però magari no perché fa freddino, ma rilassarsi al sole ci sta. Sì, una decina di minuti qua e poi riprendiamo il nostro giro per Varenna, anche perché poi tra poco, tra mezz'oretta, abbiamo il traghetto che ci riporterà a Menaggio. Ma quindi poi, adesso ho i piedi salati, me li devo lavare? No, sono già dolci. Siamo tornati a Menaggio e ora abbiamo fame, grossa fame. Anche perché è l'ora. E quindi andremo a cercare un tavolino al sole e un po' di cibo. Questa che è la piazza principale di Menaggio è anche praticamente il fulcro delle cose da vedere qui in questo piccolo e carino paesino. Poi dopo pranzo riprendiamo la macchina e finalmente iniziamo a tornare indietro verso Como, verso casa. Ci siamo fermati in località Lenno per vedere la villa di Balbianello, fa un po' rima. Esatto. E c'è questa passeggiata, dicono molto panoramica, di una ventina di minuti. Il problema è che non siamo stati gli unici a avere questa idea, direi. Abbiamo fatto una fatica a trovare parcheggio, ma ce l'abbiamo fatta. E direi che è sì, qua, accesso finale alla villa Balbianello. Non lo sapevamo, ma la villa del Balbianello è stata location di diversi film, tra cui Casino Royale e Star Wars Episodio 2. Ricordate quando Anakin e Padme si baciano?
volevamo farvi vedere qualcos'altro, volevamo vedere noi qualcos'altro. Ma non possiamo perché siamo in coda. Sì, ci aspettavamo un po' di coda del rientro, essendo che siamo partiti il sabato e torniamo la domenica, quindi ce l'aspettavamo, però non già da qua, pensavamo esatto, di trovarla più verso Milano, invece sì. No, siamo già in coda. Quindi sono già le 6 passate, il cielo sta venendo piano piano sempre più buio, direi che qua ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video, state connessi su Posti nel Mondo. Ciao! Ciao.